Ciao a tutti, eccomi con un video dedicato alla seconda serie delle LOL OMG, LOL Winter Disco. Finalmente sono riuscita a prenderne una. Ho preso Dolly e Dollface perché porta la minigonna e quindi è una di quelle che preferisco, perché le altre portano il pantalone. Io sono amante di minigonne, quindi anche le bambole le preferisco con le gonne. Allora, vediamo subito la bellissima scatola. Allora, la scatola è tutta... Allora, qua è come se fosse con la neve, come se ci fosse caduta la neve sopra. È rosa e verdino, però non so se si vede. È come se avesse nevicato. Poi la manica è a peluchetto, molto bellina. Allora, qua fa vedere che qui c'è la LOL OMG, mentre qui nella neve c'è la piccolina. E sta scritto unbox me, perché lei sta qui dentro, dice fammi uscire, sto in mezzo alla neve. Tutte queste perline colorate, molto bella. Almeno sì, sono colorate, penso, rosa e verde. È come la scatola. Qua sta scritto allora 25 sorprese. Vabbè, un box in fashion. Vestimi. È un po' così. Allora, poi dietro fa vedere le quattro bambole, ognuna con la sua piccolina, la sorellina. Allora, qui vediamo se ci sono i nomi. Sì, allora Dolly e Dollface. Poi Cosmic e Cosmic Nova e Cosmic Queen, poi Snowlicious e Snow Angel, 24K DJ e DJ. Queste sono le 4 LOL. Questa qua l'ho presa su internet perché nei negozi non sono ancora arrivate. In attesa che arrivino anche nei negozi, apriamo questa. Allora, con forbice alla mano, perché qui c'è il solito pezzo di plastica, come la scorsa volta. Via! Ecco qui. Allora. Ah, qui fa vedere anche la piccolina, eccola qui la LOL. Sì, sister. Allora, ok. Primo movimento. Eccola. La nostra LOL OMG. La Dolly. Con la minigonna, come dicevo io. Speriamo che sia bella così. Perché poi dal vivo le cose sono sempre diverse. Allora, qua dice push here. Perché devo aprire così? Non ho capito cosa vuole. Sta qui dentro la lollina. C'è questo coso qua. Ah, bastava sganciare l'elastico. Vabbè, la fanno sempre così difficile. Eccola qua, tada! Nel suo armadietto. Ciao bella, ciao Dolly. Nel suo armadiettino sta di profilo e mi sta salutando, dice io sto qua, quando usciamo? Come sei bella, sempre con le super coscione. E beh, ormai sono tutte così. Che bella che sei. Somiglia un po' i personaggi di Sailor Moon, un po' questa capigliatura con i codini lunghi lunghi, i capelli. Vabbè, ecco qua. Allora, iniziamo da lei. Ah, poi dietro c'è lo specchio, ovviamente, qui tipo armadietto, molto bella, la scatola è bellissima. Vabbè, iniziamo a vedere lei. Vediamo cosa c'è qui dentro. Borsettina. Ok. (Ride)
Mi fanno morire con questi sederoni. Oddio. Sono troppo belle le LOL. Speriamo che arrivino arrivano le altre. Voglio prendere anche le altre. Allora, vabbè, questa è la basetta dove deve essere appoggiata con il pettinino, tutto in rosa. Ok, buongiorno. Questa è, vabbè. Oh, c'ha pure l'anello. Come sei chiatta? Ciao, come sei bella. Allora, eccola qua. Allora, questa bellissima bambolina porta i capelli, questa è Juventina, porta i capelli metà bianchi e metà neri, con due codini, mi ricorda qualcuno di Sailor Moon, mi ricorda quando Luna diventa umana, ecco chi mi ricorda, vabbè, c'ha questo bellissimo faccino con l'ombretto celeste tutto glitterato, ma che bello, poi il rossetto rosa, tutto fucsia, tutto glitterato, porta pure il neo, bella. Allora, vabbè, adesso che è spogliata, c'ha i collant un po' laminati con la riga dietro e questo body è un body intimo sicuramente. Porta pure l'anellino con lo smalto fucsia, che bella. Vabbè, questo dopo ce lo tolgo. Tanto sicuramente devo staccare le mani per vestirla, quindi. Va bene, allora, adesso che abbiamo visto la nostra Dolly, procediamo con i vestiti. Dove stanno i vestiti? Forse qua. Dove sono i vestiti della bambina? Fare un casino. Ah, ok. Ah no, vabbè, le palle stanno dietro, cioè tutta sta neve sta dietro, non può uscire. Pensavo di aprire e fare un casino dopo a trovare tutte le palle, era un po' particolare la situazione. Allora, qui abbiamo gli abiti e la bambolina piccolina. Allora, prendiamo prima i vestiti così. Ah, ok, si toglie tutto. E qui abbiamo pure come se fosse un armadietto, in effetti. Ah, le pallicine, incredibile, ne inventano una più degli altri. Allora, io avevo paura che aprivo e facevo bling e dopo per prendere quelle palle era una cosa allucinante, sono migliaia, no? Allora, iniziamo ad aprire questo piano piano, che io questi poi me li conservo. Allora, ah, bellissima, bella, mi piace la minigonna tutta nera glitterata col piumino. No, questa me la metto io, ma questa si vede, questa mi piace molto, questa bambola, il vestito che ha, perché le altre sì sono belle, però c'hanno vestiti un po'. Ah no, non è, ah non è la gonna, questo è il pezzo di sopra, questa è la gonna. Io c'ho una gonna pure io così, io c'ho una gonna così uguale. Uguale, allora, lei però metà bianca dietro e qua a quadroni col peluscetto, invece a me è solo a quadroni, ma è uguale, identica. Ah, io pensavo fosse una minigone. Ah, questo va sopra, ah, questo è il pezzettino di sopra, ecco così. Ma guarda, ci abbiamo la stessa gonna e te. Cosa da pazzi. Ok, però voglio togliere questo pezzo di, mi sta dando fastidio questo pezzo di plastica. Ah, via. Allora, mettiamoci la gonna. Bellina, come sei bellina, super cosciotta. Chissà perché hanno fatto le LOL formose. Le hanno fatte più al naturale. Ma che capelli, belli pure i capelli, molto. Ma
tu sei juventina, di la verità, tutto bianco nero qua. Incredibile. Ecco qua. Ah, quella è metà e metà, che in effetti sotto porta anche tipo mutandina. Ok. Allora, il pezzotto sopra. Forse non dobbiamo smontare le mani. No, come si mette? Com'è la bamba? Ah no, è così. Bene, quindi niente smontare le mani. Ottimo, direi. Almeno, qua non lo so. Ecco, sei bellissima. Cioè, se qualcuno facesse complimenti a me come io faccio alle bambole, sarei la persona più felice del mondo. Sta ricevendo un sacco di complimenti la bambola. Beata lei, perché sei bella, perciò. Allora, andiamo avanti. Questa è la scatola, tutta bianca, con la scritta LOLO MG. Vediamo cosa ci esce. Ah, bene, bene, bene. Allora, abbiamo gli occhiali da sole. Con questo disegno dentro. Ok. Ah, dobbiamo togliere le mani. Questi si mettono sicuramente sulle braccia. Vediamo il disegno della bambola. Sì. E niente, ti dobbiamo staccare le mani, ce n'è da fare. Ne sono due. Uno è tutto bianco e uno è così. Ma che bello. Poi abbiamo la cintura, molto bella. I paraorecchi sono pure a peluscetto. No. Lo smartphone. Vediamo chi c'è disegnato sopra. Un cuoricino. E chi c'ha te? E poi abbiamo gli orecchini. Prendo piano piano che sono piccoli. Sono delle perline in effetti. Ma ce li metto subito, se no li perdo. Sono perline. La classica perlina. Ma ci sta il buco. Dai, mettiti. Ok, perfetto. Dopo faccio vedere. Ma i buchi sono piccoli, però. No, troppo piccoli questi orecchini. Non vedo. Vabbè, te lo metto dopo, eh. Se no qua il video dura un anno. Faccio vedere come va. Poi quello lo metto con calma dopo. Così. Se no... Anche il problema adesso è metterci, perché non si aprono, giusto? No. Allora, vediamo un po' come va. Allora, sì. Dove c'è il bianco, la gonna al lato bianco, va questa. E niente, dobbiamo toglierci le mani, non c'è stato niente da fare. E quella è impossibile. Anche tutte le altre LOL. Ecco, quello va così, ecco, togliendo la mano entra subito. Vabbè, ma secondo me l'avranno fatta apposta. Togliamo la manina. Mi fa impressione sta storia, ma sono costretta a farla. Però beato loro, possono smondarsi le mani, noi non ce la possiamo smondare. Eccoti qua. Come sei bellina. Era meglio fare uno strappetto sotto, così. Vabbè, andiamo avanti, va. Ecco qua. Bellissima. La cintura. Ma che c'è il pancino da fuori? Ma non senti freddo con questo pancino da fuori? Nella stanza buio, perché è maltempo, il tempo brutto, non so se si sente il sottofondo, questo rumore che sentite, è il mare, è qualcosa, è un lamento tutta la giornata, fa ma il mare è nero, fa paura, si sente, con la finestra aperta si sente, infatti a un certo punto chiudo perché mi dà fastidio questo rumore. Eccolo qua, questa è un'altra scatola, nera, scritto LOL. E qua ci saranno le scarpe sicuramente. Sì. Oh, alla faccia delle scarpe. Entrano.
No, ce la metto dopo, no. E quelli, se no il video finisce a Natale, è impossibile. Comunque, queste sono le scarpe. Poi, con calma, con qualche magia, con pazienza, faremo entrare il piede dentro. Allora, voglio farvi vedere almeno questa qui, così la vediamo. Anche che se sicuramente tutti quanti conosceranno la Lolla. Mi sembra giusto che nel video compaia anche lei. La faccia come sta attaccata la lollina. Ah, ecco tu. Questo è cartone, penso sia niente. Eccola qua. Allora, la nostra dollface, mi sembra si chiama. Allora, con questo vestitino rosa e leopardato, le scarpettine rose, in effetti le scarpine somigliano alle sue, ecco. Solo che questa c'è un super tacco, mentre questa è basso. Eccola qui, con i capelli anche lei bianconeri e porta gli occhialini da sola. Adesso ce li abbassiamo per vedere il suo bel faccino. Eccola qua, molto molto carina. Come sei carina pure tu. E questo è il suo biberon. E questa è la nostra Dolly e Dollface. Poi con calma ci metto l'orecchino, le scarpe, perché è complicata la cosa. Poi è uscita pure la borsetta, prima ho fatto vedere. Poi pure queste ci devo mettere. Ok, io spero questo video, anche se è un po' lunghetto, che io sono un po' lenta ad aprire i pezzi, vi sia piaciuto. Io spero che usciranno presto nei negozi queste qua, perché voglio prenderne qualcun'altra, perché mi piacciono molto. Io vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao!